Con l'arrivo dei primi geli, molte piante in vaso vanno protette dal freddo. Anche gli arbusti meno sensibili, come le camelie, sono più a rischio quando vivono in contenitore. Occorre quindi prevedere una protezione del vaso, sia per riparare l'apparato radicale dalle basse temperature, sia per evitare che il contenitore in terracotta venga danneggiato dal freddo, che provoca crepe, soprattutto se il clima si mantiene a lungo umido e gelido. È bene utilizzare la plastica a bolle, che ha un elevato potere di coibentazione. Il telo va avvolto intorno al vaso e ripiegato anche lungo il bordo. Va poi fissato bene, legandolo con una robusta cordicella. La chioma va avvolta in un telo di velo non tessuto, materiale che lascia la necessaria traspirazione e consente il passaggio della luce e dell'umidità, ma evita di esporre il fogliame al gelo e al vento. Anche il telo va fissato e legato bene, in modo da non piegare troppo i rami. Così riparata, la camelia in vaso resisterà all'inverno e, a partire da febbraio, sarà pronta ad aprire i suoi boccioli.